iscritti a Vox Italia e stiamo aiutando, dando una mano a far crescere questo nuovo movimento politico nella nostra regione e possibilmente affacciarci a quello che saranno le prossime elezioni regionali per cercare di apportare un serio cambiamento concreto alla prossima legislatura regionale. Ci siamo, molti di noi ci siamo conosciuti con Vox. Cosa ci ha uniti a un certo punto in questo nuovo percorso, in questa nuova avventura? E penso che è un'idea che faccia parte di molti di questa assemblea, di questo convegno. E la delusione che si è perpetrata in questi due anni, in particolare in quest'ultimo anno, dove coloro che hanno ricevuto la nostra fiducia, una richiesta di profondo cambiamento per cambiare il nostro paese, per migliorarlo, hanno sostanzialmente tradito. E ovviamente a tantissimi è andata indigesta questa alleanza tra il Partito Democratico e il 5 Stelle, perché per quanto il 5 Stelle avesse in un primo momento inteso l'attività politica con la Lega, comunque avevano un unico comune denominatore, cioè il popolo italiano nel 2018 in grandissima maggioranza ha voluto cambiare registro, non voleva certamente il governo che era stato fino a quel giorno, fino a marzo del 2018. Quindi c'era un'affinità anche elettorale di pensiero con l'elettorato italiano. La risposta, l'ulteriore risposta, l'ulteriore conferma si è avuta nelle elezioni europee, dove anche lì c'è stato un altro schiaffone dell'elettorato italiano a dire vogliamo un serio cambiamento, non vogliamo più coloro che ci hanno governato fino alla volta scorsa, e ricordo che hanno cercato anche di devastare la nostra Costituzione con il referendum del 2016, però nonostante tutto, nonostante una volontà di popolo maggioritaria a dire vogliamo un serio cambiamento, c'è stato purtroppo questo tradimento che si è consumato da una parte con la crisi di governo del mese di agosto, che per molti di noi poteva essere evitata, dal grande città di noi ci parliamo, dall'altra, doppio schiaffo, quell'alleanza improponibile contro propria volontà degli italiani. E questo ci ha unito in Vox, in questo nuovo intero movimento politico, praticamente battezzato dal nostro Diego Fusaro, il nostro filosofo e docente Diego Fusaro, e del quale abbiamo sposato i principi, cioè da questa lotta democratica a quella che è l'egemonia del pensiero unico, un'egemonia che ormai è capillare in ogni dove e spinta in maniera forte e anche violenta da quella che è il potere finanziario, il potere politico e soprattutto mass mediatico. Non è un caso che la sera di stasera abbiamo mandato tutte le testate di stampa, però non abbiamo fino ad oggi riscontrato alcuna pubblicazione. Anche io ho detto al buon Tiziano, ma noi non siamo sardine, sicché non abbiamo avuto un minimo di quella enfasi, di quella piccola pubblicazione sulle riviste anche locali, però non demordiamo perché riteniamo che questa è una battaglia giusta, una battaglia democratica. Rispetto a tutti coloro che dicono che noi, il movimento sono politico, Diego Fusaro, siamo dei fascisti, noi difendiamo la Costituzione, perché quando vengono a dire che i sovranisti devono essere cancellati, rinchiusi, l'articolo 1 della nostra Costituzione dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti sanciti dalla Costituzione, sia nelle forme, cioè la sovranità appartiene al popolo, ma anche nei limiti costituzionali, perché non è che domani siamo sovrani, buttiamoci il Parlamento come vogliono fare con gli altri, no, in maniera democratica, elettorale, quant'altro vogliamo cambiare questo corso della storia. Come vediamo nella regione Marche, visto che parliamo di regionali, hanno chiuso 13 ospedali pubblici, e lo sapete benissimo la sofferenza che c'è in ambito sanitario, violato l'articolo 22 della Costituzione, devono essere garantite a tutti le cure, in particolare agli indigenti, in maniera gratuita. E invece ci stiamo avviando verso la privatizzazione della sanità. Chi decide la privatizzazione della sanità? La politica. Chi finanzia la politica per privatizzare la sanità? Lo sappiamo. Perché quando parliamo di egemonia del pensiero unico, non è che parliamo qualcosa di astratto. Parliamo di potentati economici, sia internazionali ma anche autoctoni, che finanziano le fondazioni partite, questo è un aspetto che io ho approfondito molto, per poter dettare loro l'agenda politica, legislativa. Cioè questi signori cosa fanno? Chiedono a noi il voto, l'abbiamo visto tutti, con roboanti promesse,
Però una volta che il popolo elegge, sperando nella concretizzazione di quanto promesso durante le elezioni, invece in maniera pratica, sleale, tradiscono. E vediamo adesso qui nelle macro, lo vediamo con il discorso delle privatizzazioni. Perché? Ed è bene che noi facciamo anche formazione, cultura. E poi passo l'amico, la parola all'amico Tiziano. Perché? Dovete sapere che se Diego dovesse arrivare 2 milioni di euro sul conto corrente bancario, si trova tutta l'Agenzia delle Entrate, l'Equitalia e quant'altro, ma dove sono arrivati questi 2 milioni di euro? E vanno a vedere la tracciabilità dei soldi che sono arrivati a Diego. C'è una legge, infatti vedete l'inchiesta Open di Renzi, pensate, le fondazioni legate ai partiti, anche lì, abbiamo i soldi ai partiti, sì, ma devi regolamentare la cosa. Potevano, perché adesso sta cambiando la legge, dovrebbe entrare ancora in vigore, potevano finanziare i partiti, le fondazioni dei partiti come la Open e anche tante altre, in maniera anonima per la legge sulla privacy. Cioè, ci rendiamo conto? Quindi questi signori, l'Open, cioè la pubblicata del Fatto Quotidiano, ha avuto 300.000 euro da un'azienda farmaceutica, altri 200.000 euro dall'industria dolciaria. È ovvio che se noi permettiamo questo, non faranno mai i nostri interessi. Infatti ci dovremmo chiedere alle prossime elezioni regionali chi paga i grandi tabelloni pubblicitari, tutta la pubblicità in televisione, sui giornali, chi paga? Bisogna vedere chi sono, come diceva Giovanni Falcone, bisogna vedere chi finanzia. Quindi, io personalmente, avendo studiato questa materia, ho fatto anche una proposta a Vox, io come cittadino sono per finanziare il partito Vox, quello che mi rappresenta, attraverso la dichiarazione dei redditi, chiamoli anche il 5 per 1000, però i finanziamenti devono prendere solo lì e dagli iscritti fino a un massimo di 500 euro, il resto è finanziamento illegale paragonato al reato di mafia, perché si inquina la democrazia. Quindi noi, come dicevo il 5 Stelle, no, dobbiamo ottenere il finanziamento e poi si paga, se non andiamo a prendere i soldi, oggi stiamo pagando quel qualunquismo, togli i soldi, ma poi i partiti in qualche maniera dovranno funzionare, vengono finanziati con dei tagli economici e oggi è la situazione che ci troviamo. Quindi finanziamoli noi, proponiamo noi, direttamente attraverso la dichiarazione dei redditi, qualsiasi finanziamento esterno, in quel caso, viene considerato reato gravissimo. Allora così potremmo cambiare il corso della storia, quindi analizzare, non come fanno molti, no? Tanti partiti, l'abbiamo visto, guardano la sofferenza dei cittadini, la lanciano come programma elettorale, ma non l'hanno analizzata e studiata e poi vanno lì e fanno tutt'altro. Invece oggi abbiamo bisogno di una classe politica capace, perché deve essere capace, professionale, comunque deve studiare le tematiche, non soltanto da parlare alla pancia, competente, quindi capace e competente, onesta e soprattutto con spirito di servizio. Perché qua vediamo tanti capi che fanno quello che vogliono e tutti gli altri stanno zitti. No, invece da noi non c'è, nel nostro gruppo, noi ci confrontiamo in continuazione, abbiamo tutti spirito di servizio. Domani potrei entrare io, potrei beneficiare, Gianni, l'importante è andare avanti tutti insieme. E quindi lascio un ultimo messaggio, che perché poi leggendo anche i libri di Diego e quant'altro, c'è stato un altro momento storico come questo, adesso vedete ci vogliono per forza imporre quest'euro, il MES ce lo dobbiamo prendere, l'immigrazione incontrollata ce la dobbiamo prendere, l'ideologia gender ce la dobbiamo prendere, no, sta zitti. Diceva Margaret Thatcher, there is no alternative, nel 92 quando volevo spingere al liberismo, quindi la privatizzazione anche del libro e tutti gli asset nazionali, there is no alternative, diceva Margaret Thatcher, non c'è alternativa. Allora noi siamo qui per dire no, there is alternative, l'alternativa siamo noi, we are alternative, quindi dobbiamo sempre mantenere accesa la speranza per noi, tutti quanti noi, perché l'avete letto che l'Ocse dice in Italia dovete andare in pensione a 71 anni, ma chi sei tu per dire quello che dobbiamo fare noi? C'è un articolo 11 della Costituzione che dice che l'Italia ripudia la guerra come forse una di offesa di risoluzione delle controversie verso gli altri popoli, però cede parti di sovranità a parità di condizioni. Quindi noi possiamo cedere la Costituzione, ma a parità non sottomessi, come stanno facendo con il MES. Quindi l'alternativa c'è e l'alternativa siamo noi e ringrazio a tutti per essere qui in questo sabato sera natalizio. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Dopo un intervento così ricco di patto come quello di Alessandro, io scenderò un po' di tono, a me piace parlare molto piano, perché se c'è una cosa che non ho mai apprezzato è questo modo di comunicare ai cittadini, alla politica, di parlare alla pancia. A me piace, a noi piace, parlare alla testa e al cuore.
siamo arrivati nell'era della manipolazione di massa, nell'era delle sardine. Per me è un fatto del rispetto di tutti noi, di tutti loro, è un fatto gravissimo, perché vediamo che l'immagine, la comunicazione riempie un vuoto di contenuti e porta nuove grandi masse, e noi vogliamo esattamente proporre il contrario. Io mi presento, sono Tiziano Tanaglio, un imprenditore che si divide fra Emilia e Marche, ho la mia piccola attività qui nella provincia di Ancona e da qualche anno all'estero, perché lavorare in Italia per una piccola impresa che vive di economia interna è diventato quasi impossibile. Conoscendo bene la realtà imprenditoriale che vivo da 50 anni e del mondo del lavoro con cui sono a contatto giornaliero gomito a gomito, mi sono accorto delle strutture, ho cominciato a cercare di documentarmi in questi anni, sono entrato in un'associazione che ha l'onore di essere, di collaborare con Vox per la parte economica, che si chiama MMT Italia, MMT sta per Modern Money Theory, che è una teoria economica di una scuola di pensiero keynesiano, che per noi, dopo aver fatto confronti in questi anni con altre teorie economiche, dà la migliore chiave di lettura. Perché è importante la chiave di lettura oggi dell'economia reale? Perché ci dà la misura di come le cose stanno andando male e quanto è importante cercare di riportare le cose in una situazione, in una condizione sostenibile e normale. Il compito, il grande compito di Vox è questo, portare, cercare di aprire gli occhi alle persone. Sarà durissima, sarà difficile, perché anche oggi, come potete vedere, non c'è un giornalista. Non c'è nessuno che sia interessato a conoscere una realtà che grazie a Diego Fusaro sta già avendo una risonanza nazionale. Questo perché? Questo ci dovrebbe fare onore, caro Diego, perché vuol dire che cominciamo già nel silenzio più assordante a fare paura, e questo è un segno buono. Però noi dovremo fare veramente paura al sistema, perché ci dovremo organizzare. In che modo Vox vuole proporsi ai cittadini? Vuole proporsi con una nuova politica, ma soprattutto con una nuova cultura politica, dove i protagonisti, noi vogliamo riportare il cittadino protagonista della politica. La famosa frase è bene interessarsi di politica, perché se non ci interessiamo di politica sarà la politica che si interesserà di noi. È esattamente quello che sta succedendo. Inoltre, avendo tutti i media a loro disposizione, ci danno una narrazione completamente falsata che ci impedisce di capire la realtà. Ecco perché diventano così importanti. La Vox ha avuto il grande pregio di riunire tante realtà sul territorio nazionale che già da tempo svolgono attivismo in vari settori, cercando di entrare nel nocciolo del problema per trasferire queste informazioni alla gente. Noi come associazione MMT, col quale abbiamo iniziato questa collaborazione, ma come noi ce ne sono altre sul territorio, per esempio che riguardano l'economia, il concetto stesso di moneta, che oggi l'euro è, diciamo, la prima chiave di lettura per comprendere la fallacia di questo sistema, come funziona una moneta fiat e come funziona l'euro, cose che sono fondamentali per capire quando uno Stato si può ritenere libero e sovrano. Perché ricordiamoci tutti che la parola sovranità, sovranismo, è un sovranismo costituzionale, che vuol dire, come dice l'articolo 1, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nei limiti e nelle forme costituzionali. Quindi la sovranità è del popolo, e tutti noi dobbiamo essere ben consapevoli che questo tipo di sovranità non ha assolutamente niente a che vedere col nazionalismo, ben presente in altri stati europeisti come la Germania, come la Francia, che si predicano i grandi sostenitori di questa Unione Europea, quando sappiamo che sono animati da un nazionalismo veramente pericoloso, direi, oserei dire. Quindi il fatto di poter unire da parte di Vox, di essere un po' fare da catalizzatore di queste grandi realtà sul territorio, come appunto vi dicevo, per quanto riguarda la moneta, l'economia, abbiamo altre realtà importanti con le quali dialoghiamo da tempo e stiamo cercando di unire le nostre forze, come dicevo, moneta positiva, la scuola auritiana, che hanno tante cose, abbiamo tante cose in comune, qualche piccolo aspetto tecnico da unire, ma infine è identico, ridare una moneta
al popolo per la sua funzione economica. La moneta non deve essere una cosa, non deve essere considerata un vincolo, un limite o un debito per i cittadini. Il concetto di debito pubblico è la più grossa truffa mondiale che oggi ci possano propinare. Qui potrei tenervi per due giorni, ma adesso la faccio corta perché dobbiamo passare la parola a Diego, che vi dirà cose comunque molto importanti. Ma ritorneremo su questo aspetto, perché la questione economica è il primo passettino per entrare a capire e conoscere questa realtà e studiare e ragionare su passaggi successivi. I passaggi successivi che ci porteranno a voler costruire una politica diversa. Sono preoccupato perché tua figlia non è d'accordo. Piange dicendo UE, però l'UE la fa piangere, giustamente. Quindi il primo passaggio sarà quello di informarci, il secondo sarà quello di costruire un'alternativa di politica democratica che si può svolgere solo con l'intervento, con la partecipazione, con la consapevolezza di tutti. È per questo che Vox è il passaggio più importante nel trasferirsi sui territori, è quello di costruire, di voler costruire. Abbiamo già iniziato i circoli territoriali, i circoli cittadini avranno una valenza, un valore importantissimo, perché saranno veri e propri centri di informazione, saranno ovviamente gestiti dagli iscritti, ma saranno aperti a tutti i cittadini, aperti a qualsiasi gruppo di interesse, dove il circolo deve diventare un punto di confronto, perché ricordiamocelo tutti, cari amici, cari signori, cari amici, cari fratelli, perché qui il problema enorme oggi è che riescono a dividerci con destra, sinistra, nord, sud, centro. Noi siamo il 99% degli italiani, come il 99% dei cittadini del mondo, hanno tutti gli stessi identici interessi, tutti gli stessi identici bisogni. Un sistema economico che funzioni, che dia benessere a tutti, e un sistema politico che crei una società civile con dei valori che siano di sostegno a questa comunità di umani. Ecco perché lo slogan che abbiamo coniato in Vox, immagino che la paternità sia da dare e da ringraziare Diego, valori di destra e idee di sinistra, raccoglie tutto, e così li abbiamo fregati tutti, perché noi non siamo né di destra né di sinistra, anzi diciamo che siamo stati definiti estrema destra, estrema sinistra, quindi forse non hanno ancora capito bene, ma capiranno che noi siamo i cittadini del mondo e vogliamo il benessere di tutti. E sappiamo, questo è importante signori, sappiamo come fare per ottenerlo. Allora quello che vi chiediamo è di continuare con la vostra partecipazione, col vostro attivismo, con la vostra voglia di sapere, anche quando Diego ci lascerà oggi, perché ci dovremo risentire domani, dopodomani, con i circoli, e trasferiremo le conoscenze che in modo semplice e continuativo vi gireremo. Saranno conoscenze, saranno informazioni fantastiche, semplicissime, che rivoluzioneranno il vostro modo di vedere la vita. Capirete come la grande truffa, la grande menzogna con la quale ci hanno governato tutti fino adesso, e dico tutti fino adesso, sia in Italia che in Europa, mostrandoci dei fetici inesistenti, addirittura dimostrando, spiegandoci il valore opposto che hanno. Ve ne dico una per tutti, che così spero di lasciarvi con un pochettino di stimolo, no? Il debito pubblico, vi dico solo questa, il debito pubblico. Noi in un paese normale, cioè con la sovranità monetaria, perché la sovranità monetaria è un elemento imprescindibile per essere un paese libero e democratico, in un paese con sovranità monetaria il debito pubblico semplicemente non esiste. Anzi, dovremmo cambiargli nome, perché il suo vero nome dovrebbe essere credito pubblico, perché tutte le volte che uno Stato fa deficit, un governo fa deficit di spesa, aumentando quello che impropriamente viene chiamato debito pubblico, aumenta la ricchezza del settore privato, del settore finanziario privato, cioè di noi cittadini. In ultimo, così vi spero di darvi un'ulteriore sferzata alla vostra curiosità,
non mi rispondete perché sennò facciamo tardi, ma pensate alla risposta dentro di voi alla mia domanda: sapete come si creano i soldi? Non mi rispondete, ci pensate. Allora io vi do la mia risposta, la nostra risposta. Si creano in due modi: stampando della carta, il 5-6% di tutti i soldi che circolano nei nostri conti e nelle nostre tasche. Il resto è solo un numero scritto nel computer della banca centrale. Allora, e ho concluso, vi pare normale che a noi ci vengano a dire che uno Stato che i soldi li può scrivere solo digitando un numero sul suo computer della sua banca centrale, perché la banca centrale deve essere non indipendente ma sotto l'egida dello Stato, di quella parentesi? Vi pare logico che dei soldi che si possono creare scrivendo un numero su un computer a noi il nostro governo ci viene a dire non ci sono soldi, dobbiamo tagliare le spese, ridurre le spese, tagliare la sanità, tagliare la scuola, non tappare i buchi delle strade, abbiamo un debito pubblico alto. Voi andate a vedere statisticamente chi ha il debito pubblico alto, i paesi hanno il risparmio privato più alto al mondo. Detto questo, vi lascio con questo, spero, con questo stimolo, con questa curiosità, avremo cose entusiasmanti da dirvi, abbiamo bisogno della vostra partecipazione fisica, chi può, invece sui social o sui vari siti, chi non può. Scusate se l'ho fatta lunga, ma Vox, vorrei avervi trasferito che Vox ha una serie incredibile di cose da comunicarvi, perché vogliamo semplicemente, caro Diego, come dicevamo prima, cambiare la storia, in fretta, perché i tempi stanno ormai suonando le ultime campane. Detto questo, finalmente, scusate se mi sono allungato, ma avevo piacere, adesso passerei la parola a Diego, al quale io vorrei stimolare alcuni argomenti. Il primo fra tutto, mi pare nell'interesse suo e nostro che vogliamo che sia preservato da inutili attacchi, inutili battaglie, ma avrei piacere che lui definisse innanzitutto il suo ruolo nei confronti di Vox, dove lui oggi rappresenta il nostro ispiratore, il nostro ideologo, le nostre idee, che io ho le stesse idee sue, la differenza fra me e lui, io ci ho messo il doppio degli anni per arrivare a comprenderle, lui le spiega ancora molto, molto meglio di me, ma lui è un libero pensatore e come tale deve essere considerato. Che poi noi, tutte le volte che abbiamo bisogno di un confronto, di spiegare i nostri concetti, ci rivolgiamo a lui, è automatico. Allora vorrei, come prima cosa, caro Diego, che tu ci parlassi a noi e a chi avrà il piacere di vedere questo video, del tuo ruolo, che sia inequivocabile la tua posizione, e poi darci un po' la tua versione, l'augurio che tu ci fai, la strada nella quale ci vorresti vedere, che ci vorresti vedere imboccare per quanto riguarda sia il partito in sé come partito politico e anche per il grande impulso culturale che Vox vorrebbe dare di nuova cultura politica e di nuova cultura sociale. Grazie.